Loro hanno giocato sicuramente meglio delle partite che abbiamo visto noi, studiato noi. Forse anche demerito nostro, nel senso che non abbiamo sicuramente giocato come con altre squadre. Sinceramente non ti so dare spiegazioni, sai che a caldo è sempre un po' difficile. Ho notato che loro e soprattutto alcuni giocatori hanno fatto veramente bene e ci hanno messo in difficoltà. Non riuscivamo a venirne fuori oggi e questo si è visto e ci siamo spenti. Forse dopo il primo set siamo rilassati un pochino troppo, ma non direi, considerando le giocatrici che siamo. Però insomma i complimenti a loro perché hanno giocato sicuramente bene contro di noi, ecco, e noi faremo un'analisi un pochino più dettagliata fra un giorno. Ecco, questa ricezione a due fissa è stata un po' una sorpresa dall'altra parte del campo o ve l'aspettavate, visto che proprio lì c'erano i problemi della foppa negli ultimi giorni? Innanzitutto guardiamo i ricevitori a due che c'erano di là, abituati a ricevere a due, grandi responsabilità in ogni squadra in cui sono state, quindi non è una novità. Eravamo preparati, ma sicuramente lo possono fare, anzi forse lo devono fare, perché sono due grandissimi ricevitori. Bene, dai, il vostro girone di andata adesso si chiude con due partite, non diciamo abbordabili, perché altrimenti dopo fate gli scongiuri come ha fatto il Giro del Lombardo poco fa, però avete due squadre sicuramente da affrontare a viso aperto, Firenze e Bolzano, perché insomma entrare nelle prime otto al termine del girone di andata è assolutamente ancora possibile, questo sì lo possiamo dire. No, questo lo possiamo dire e forse è quello che dobbiamo fare. Lo sai che anch'io sono scaramantica e non mi permetto, sicuramente sono squadre con cui dobbiamo fare punti, quanti non si sa, ma dobbiamo fare punti per noi, per la nostra squadra e per finire in bellezza insomma questo girone d'andata.